poi adesso passiamo finalmente con gli accessori. Allora, non so cosa sia, adesso lo apriamo insieme e vediamo. Comunque è arrivato così in questa scatola. Ok, oddio. È wireless charge, prodotto universal transmission distance, vabbè, tutte le bla bla bla. E comunque è fatto così. Cioè, ragazzi, io ne avevo preso un uguale ma rosa. Si è perso il pacco. Ma Shin, di Shin. Che fortuna, mamma mia. Shin, sì. No, questo, diciamo, carica batterie, che in pratica lo mettete sul comodino, comò, tavolo, dove volete. Poggiate il telefono, semplicemente si carica. Questo è il suo cavo. E mi piaceva, all'inizio l'avevo preso bianco per me. Poi dopo perché volevo prendere questo rosa ed era andato non disponibile. Poi dopo l'hanno rimesso, allora ho rifatto un altro ordine proprio per questo. Questo qua rosa, però si è perso il pacco. E avevo preso anche altre cose di vario genere, però si è perso il pacco. Che dobbiamo fare? Niente. Non lo compriamo. Poi, questo qui. Bellissimo. Ho preso questo, che spero che non mi hanno sbagliato il colore. Adesso aspettate che... No, speriamo. Se... Arrivi... No, che vai. Yeah. Allora, è questo qui, che è un porta telefono, un porta smartphone. E ipoteticamente ci potete mettere anche la fotocamera su, se vi andrà bene. Comunque è fatto così. Adesso ve lo faccio vedere. Faccio vedere tutti i pezzettini. Allora, abbiamo questo, questo e questo il sotto. Allora, speriamo che arrivo a montarlo. Allora, questo così. Allora, ce l'ho fatta. Eccolo qui. Adesso, veramente non ce l'ho fatta io. Ho chiamato mio marito. Comunque, è così. È un po' rigido, eh. Non so se mi è capitato a me così, che è difettato, difettoso o cosa, però è un po' rigido, si fa fatica quando si deve tirare su. Ecco, e sì, se ne viene via questo. Comunque, vabbè, ci piace. Ma me ne presi tre. Due. Ho preso, che sono arrivati i rossi, non potevi scegliere il colore. Io speravo in quelli verdi, perché il coccodrillo è verde, però vabbè, comunque ce ne faremo una ragione. Vi faccio vedere come è fatto. Allora, è fatto così, guardate. Questa. Guarda, sentite il rumore, io lo sto girando perché poi lui parte. Adesso non è sul piano, allora fa fatica, però cammina, guarda che carino, e apre anche la bocca, apre anche la bocca, guardate, molto carino, ed apre anche la bocca. Almeno è verde qua. Girando questa manopolina, guardate, molto carino, guardate, tutto è fatto così, quindi girando questa si avviano questi qua. Queste rotelle e cammina. Ne ho presi due. Il secondo è lo stesso, è identico. Questa volta me l'hanno mandato lo stesso colore, così magari loro non litigano. Perché se avessero mandato uno verde e uno rosso, oddio, come avrei potuto fare? Come ne sarei uscita? Non lo so. Avrebbero litigato fino alla morte. Non è vero. Non sto scherzando. Non è vero. Sono pericolosi. Poi ho preso questi. Sono molto carini. Adesso ve lo faccio vedere. Sono. Meno male che anche questi erano mandati tutti e due gialli, altrimenti avrebbero fatto storia. Io volevo quello bianco. Vabbè. Ma il pulcino è giallo, amore. Vabbè, comunque. Vabbè, non è vero. Però era carino bianco. Vabbè. Però è carino.
comunque l'ho mandato questi due, meno male, l'ho mandati entrambi gialli. Guardate che carino. Allora, questo qui addirittura, allora non capisco una cosa però, questo non ce l'ha, quindi presumo che è stato provato per vedere se andasse prima di spedirlo. Questo invece è ancora con la sua carta. Allora fai così e poi lo togli. Guardate, questa era una semplice carta, una semplice etichetta per dimostrare che fosse nuovo, che nessuno l'abbia usato, che nessuno l'ha usato, e è fatto così, molto carino, sempre con questo aggeggino qui per da girare. Sentite? Oh, comunque, perché non funziona la tua mano? Ah sì, cioè in pratica l'ho messo a terra, lui cammina, cioè sulla mia mano no, beh saltella. Comunque sono tutti e due così, vediamo quest'altro. Guardate che carino. Pio 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 pio. Guardate, molto carino. Ma perché questo non funziona? Sì che funziona, è solo che boh, secondo me ha qualcosa di scarico. Vabbè, secondo me. Guarda che va. A terra va, sulla tavola va. Vabbè, comunque tienilo tu un attimo. Poi mi era sfuggita una confezione di abbigliamento. Vediamo insieme che cos'è. È una maglia per me. Guardate che bella. Tutta leopardata qui, con un tessuto abbastanza non pesante e non leggerissimo, però abbastanza comunque fresco, devo dire la verità. Quindi qua sotto ci dovevo mettere qualcosa di caldo prima di uscire di casa, oppure aspettate per metterla, ragazzi, in primavera magari, non lo so, comunque quando farà un po' più caldo. Ho sbagliato, cioè vabbè, comunque è molto carina. Ultime due cose di abbigliamento che stavano sotto, ma allora non avevo visto. Preso un'altra magliettina ad azzurra. A me? Sì. Che secondo me è lo stesso piccolino. È piccolina. È piccola. No. Cioè, ma che cavolo ha fatto, Scina? No. Adesso mi incavolo come una bestia. Cioè, qui c'è scritto 140, guardate, cioè sono 140. Guardate, cioè sono visionari o cosa, guardate, 140, cioè io non lo so, secondo voi a voi vi sembra di 140? Questa, se metterà sta magliettina, avrà tutta la pancia fuori, guardate, dobbiamo provare. Vabbè, sinceramente non sembra 140, però vabbè, comunque può andare. Questa può andare, a differenza di questa qui, che è proprio piccolina, dico io, cioè non c'è neanche l'etichetta che può testare di quale però misura questa sia. Questa è più bella. Boh, vabbè. Questa è più bella. Comunque, ce la faremo andare bene. Continuando con gli accessori, ho preso questo al mio amore. Sono delle, che adesso vi faccio vedere, cuffie. Non spoilerò niente, cuffie. Comunque sono delle cuffie Bluetooth in questa custodia con la loro protezione, e sono fatte così, in questa custodia, e adesso le apriamo. Ce l'ho fatta. E le cuffie sono qui. Secondo me sono cariche o scariche, non lo so, devo vedere come funzionano, ma non è uscito nessun libretto illustrativo, quindi boh, non lo so, dovremo capire da noi. Comunque sono fatte così, con il loro gommino per le orecchie, e le mettete qui dentro e si caricano. Hanno il loro cavetto USB, la loro fessura per il cavetto USB, il cavetto,
qui, e questo da collegare eventualmente per la spina, per la presa da mettere alla corrente. Poi, passando agli accessori, ho dimenticato l'ultima cosa di abbigliamento. Questo paio di calzini che mi è stato regalato dal sito, perché ho superato un certo tot d'ordine. Allora, sono questi calzini con la S di Shein, guardate, con il cappuccio di Babbo Natale. Sono fatte così, con la scritta Shein, e rossi e bianchi. Questi sono per azzurra. Le ultime cose, diciamo, non per importanza, però sono le cose minori di importanza. E adesso ve le faccio vedere. Comunque, abbiamo questo che adesso vi apro. E dimenticavo, vi lascio qui sotto tutti i link dei prodotti. Allora, questo. Wow, che bello! Allora, è questo anellino che adesso mi metto sul dito così vi faccio capire di più. E allora, è fatto così che già sto scassando, tra l'altro. Allora, che faccio fatica a mettere su perché ha le perline, guardate che bello, stupendo, guardate. Allora, questo è plastica, non c'è niente di nickel, niente di ferro, niente di bigiotteria, è solamente plastica, e queste sono perle di plastica. Guardate che bello, rosa e bianco, bellissimo. Poi ho preso sempre, che bello, questo che è un tappino per la polvere per l'iPhone a cuore, e la fessura, questo andrà nella fessura e farà da copripolvere, molto carino questo cuore. Poi vediamo un altro anellino che è questo qua. Cioè, io allora non mi fido a prendere gli anellini, quelli lì che diciamo che ti piace, diciamo, non mi fido a prendere anelli tipo anche d'acciaio, ma per la misura, perché non conosco le misure di Shein, quindi prendo questi qua elasticizzati, cioè elastici, e che sono regolabili come volete. Wow. E quest'altro ne è un altro, bello, sempre con il cuore, e vi mostro anch'esso. Allora, eccolo qui. Questo cuore è sempre plastica, non c'è niente di ferro, di bigiotteria, è plastica, fatto con, wow, sempre con questi, non sono perle, sono come cazzo si chiamano, si chiama? Le plastiche? Sì, sono bellissimi, passatemi il termine, sono... Le plastiche? Sono palline di plastica, fatte appositamente per creare gioielli. Allora, ultimi due prodottini, vi faccio vedere questo. Questo qua, che adesso non mi ricordo neanche io cosa sia. Secondo me, aspetta, sto rimembrando, sì, sto ricordando. Ho comprato una collana. Io vado pazza per le perle. Questa collana, che pensavo le perle fossero un po' più piccole, invece guardate, sono molto, sono medie, non sono grandi e non sono piccole, sono medie, guardate. La chiusura è strafiga perché
Io sono allergica, se mi seguite lo sapete, sono allergica al ferro, nickel e le varie cosine, a parte l'argento, l'oro e l'acciaio. Cercando le collane di perle su Shein non ce n'erano di acciaio, e no, come fai? Però cercavo almeno la chiusura d'acciaio, cioè che ipoteticamente non contenesse ferro che mi fa allergia. E invece no, non c'era, non l'ho trovata, quindi però ho trovato questa, che è una figata. È una chiusura di plastica che io posso mettere tranquillamente. Comunque è molto bella ed è molto elegante. A me piacciono tanto. Guardate. Molto, molto bella, molto chic. Ultima cosina che ho preso è questo aggeggino qua che adesso vi mostro, che da qui non si vede niente. Allora, è questo aggeggio, questo qui, guardate, con la sua fessurina per il jack. E allora, io in pratica ho comprato una cornetta retro da mettere all'iPhone, da usare quando mi chiamano oppure chiamo, perché altrimenti vanno troppe onde al cervello. Quindi vorrei proteggermi. Allora, l'ho presa, anche se ho già preso, già ho tentato di tutto. Ho preso altri aggeggini così da poi mettere ad attaccare all'iPhone, ma non ci sono riuscita a far funzionare la cornetta. Speriamo bene che con questo qua funzionerà. Adesso io non so, vi direi una bugia, sì, l'ho presa, sì, va così, no, non lo so. E casomai vi dirò un altro video se la mia cornetta finalmente è funzionabile. Noi abbiamo concluso il video. Grazie per la visualizzazione. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nostri video. Noi, come sempre, vi auguriamo una buona giornata e al prossimo video. Ciao! Ciao!